Allora, noi da Bruxelles abbiamo visto la vicinanza che voi parlamentari avete con il pubblico, con la gente, e la fiera è un momento di confronto, di incontro. In fiera si fanno affari, questa è una fiera veramente interessante, si fa da 23 anni e scopriamo il mondo del pesce, il mondo dell'ittico in tutti i suoi aspetti, dai diversi mari, dalle diversità anche che hanno i pescherecci e le diverse marinerie nel mondo. Ecco, io con lei vorrei soffermarmi un po' sul valore dei nostri mercati, i nostri pescherecci, parliamo di quelli italiani, del nostro, per esempio, facciamo un esempio, visto che lei è romagnolo, no? E quindi come me conosce molto bene l'Adriatico, per esempio. Ma che sia romagnolo non credo che si senta, anche dall'addizione non c'è alcun dubbio. Io ho fatto il sindaco della mia città di Cesenatico, per cui da sempre sono nato, vivo a Cesenatico, conosco e vivo l'esperienza dei miei concittadini, quindi della marineria, la vita del mare. Il mare che è il nostro principale amico, perché è fonte di ricchezza, di lavoro, di bellezza, e che ci crea ogni tanto anche delle difficoltà. Pensiamo a tutte le esondazioni, allagamenti. E comunque questa ricchezza, diciamo, della marineria, che alla fine si trasmette anche all'intera economia, anche turistica. Pensiamo anche al legame fra pesca e turismo che è stato coltivato, al tema tutto della ristorazione di qualità, ad una filiera che però parte dal sacrificio e dal lavoro di tanti pescatori, cioè di chi tutte le notti lascia il letto e va in mare, diciamo. E mi fa piacere dire anche qui che ad esempio la marineria di Cesenatico è ancora la più giovane, mi pare una delle più giovani d'Italia, cioè ci sono ancora dei ragazzi, dei giovani che alla fine decidono o di continuare il mestiere dei genitori o di andare in mare. Ecco, molto spesso queste marinerie, questo pescato non viene riconosciuto al supermercato, abbiamo bisogno di creare valore, e quindi, e quando parliamo di Adriatico sicuramente non possiamo confrontarci con i paesi del nord, per esempio, dell'Europa. Certo, io sono parlamentare europeo da poco più di 2 mesi e ho visto anche la bellezza del sogno europeo, della sfida europea, un lavoro quotidiano per costruire un'Europa sempre più integrata, partendo da una ricchezza, la ricchezza delle diversità. Diversità, 28 paesi, 24 lingue, diverse economie, l'Europa del Sud, l'Europa del Nord, e anche in questo settore dell'economia non dimentichiamo che il 10% della popolazione mondiae in qualche modo trae il sostentamento dalla pesca, da questo settore. E l'Europa dal 2009 col Trattato di Lisbona ha una competenza pressoché esclusiva su questi temi. Quindi è il Parlamento europeo, le istituzioni europee che alla fine disciplinano la materia. E ci sono delle diversità che vanno tenute in considerazione. È indubbio che le politiche, le scelte fatte dall'Europa negli anni passati hanno determinato praticamente una rivoluzione per quel che ci riguarda, per quel che riguarda le marinerie dell'Adriatico. Una rivoluzione che è ancora in corso, che ha prodotto una riduzione anche delle imbarcazioni. Ad esempio si è andata in direzione della cosiddetta rottamazione, no? Una parola che è di moda adesso, che in questo caso era riferita alle imbarcazioni con degli incentivi per avere delle imbarcazioni che inquinano meno. Ma oltre a questo aspetto qui, anche la disciplina ad esempio delle reti, del pescato, cioè non dobbiamo dimenticare che il mare Adriatico ha dei fondali bassi che non va confrontato con i mari del nord, il Baltico, dove ci sono altre misure, altre dimensioni.
Per cui il nostro compito, il mio compito anche di rappresentante dell'Italia, di quei territori, è sicuramente quello anche di tutelare e difendere la ricchezza della piccola e media impresa italiana, in particolar modo in questo caso di queste famiglie, di questi imprenditori che alla fine si trovano a fare i conti con il cambiamento. Ecco, noi abbiamo pensato di organizzare un marchio che si chiama Adri Fish per ora, che vuole in qualche modo riconoscere queste famiglie del mare, questi piccoli pescatori o queste piccole imbarcazioni che in qualche modo vogliono essere riconosciuti in pescheria e perché no al ristorante. Certo, questa è un'idea che io mi auguro possa prendere forza, trovare interesse innanzitutto da parte dei nostri pescatori, delle associazioni, perché credo che sia a tutti gli effetti un'idea vincente, cioè noi dobbiamo mettere al centro quando alla fine il consumatore, il cittadino, che deve essere messo nella condizione di scegliere, di fare delle scelte e di essere informato, di essere sicuramente anche educato, e la prima condizione è quella di sapere, a proposito di sicurezza alimentare, che è una delle sfide, diciamo, del presente e del futuro, che cosa mangia, da dove viene in questo caso il pesce, dove è stato pescato, chi lo ha lavorato. E quindi l'idea di una tracciabilità del prodotto, di un marchio che identifichi l'origine, credo che sia un'idea vincente. D'altronde questo vale in genere per la sfida italiana, per il nostro turismo, per la nostra economia, per la pesca. Noi non possiamo competere solo esclusivamente sul prezzo al ribasso, è una sfida perdente per quel che ci riguarda. Dobbiamo puntare su un buon rapporto fra la qualità e il prezzo, dobbiamo puntare sul fare sistema, e in questo modo secondo me abbiamo ancora delle potenzialità enormi. Bene, allora noi inizieremo con Cesenatico per sperimentare questo marchio, il valore della nostra gente di mare. Noi la ringraziamo, ma vorremmo salutarla con una battuta sulla sostenibilità, che va tanto di moda, no? Si parla di sostenibilità in campagna, in agricoltura, per la terra, per il mare. Lei cosa intende per sostenibilità? Come la intende questa parolina? Beh, per me sembra magica, no? Essere sostenibili, però concretamente sostenibilità. Sì, certo, intanto io non mi piace la teoria della decrescita, cioè c'è chi sostiene che un ciclo economico si è chiuso, che sostanzialmente dobbiamo tornare indietro. Io credo invece che noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo immaginare una nuova fase di sviluppo, di crescita per le nostre famiglie, per le nostre imprese. Il problema è che questa nuova fase di sviluppo, ed è la lezione che ci ha consegnato questa crisi lunga, dura, difficile, che non ci accompagna ormai da 8 mesi, è che questo sviluppo deve mettere al centro l'uomo, la persona umana, e quindi l'attenzione anche all'ambiente dove l'uomo vive, anche la dimensione sociale, le relazioni, i rapporti dello sviluppo. Per cui secondo me l'unico sviluppo possibile è appunto lo sviluppo sostenibile. Questo riguarda quindi anche il settore della pesca. Anche qui c'erano sprechi. Pensiamo al pesce che veniva pescato e poi ributtato in mare. È uno spreco, è il classico spreco alimentare. E quindi non possiamo sprecare, sapendo che di qui al 2050 la popolazione aumenterà di 2 miliardi addirittura, abbiamo bisogno di cibo, abbiamo bisogno di produzione, ecco, che abbia attenzione, io dico, all'uomo, quindi anche in questo caso al lavoro, per esempio, dei pescatori. Niente sfruttamento, giusto guadagno, rapporti trasparenti dentro la filiera che parte dal produttore e arriva fino al consumatore. Una sostenibilità, noi diciamo, anche economica per chi lavora. Ah certo, quello è il presupposto, perché se non si garantisce un giusto profitto e il reddito a chi lavora, che sia
il pescatore che sia l'agricoltore, noi assistiamo ad un progressivo abbandono e quindi questo settore, che è poi il settore primario della nostra economia, da cui che io penso invece rappresenti non il passato, non solo quelle belle tradizioni a cui siamo tutti legati e da cui proveniamo, perché tutti noi siamo figli della terra, siamo figli del mare, ma e su questo abbiamo costruito il nostro sviluppo anche turistico, mi viene da dire, perché i nostri imprenditori turistici vengono tutti, erano figli o nipoti di contadini o di pescatori, quindi lì ci sono le nostre origini e a partire da queste origini noi dobbiamo far sì che chi oggi decide di investire, per fortuna ci sono, lo dicevo prima, anche giovani imprenditori nella pesca o nell'agricoltura, abbia il giusto guadagno. Bene, noi speriamo, Damiano, che lei non perda mai di vista la sua terra, ma soprattutto il legame con il localismo, che da Bruxelles le abbia ben chiaro i territori locali, perché non bisogna mai perdere questa dimensione locale. Assolutamente no, io ripeto, sono qua a Bruxelles in questi anni, penso soprattutto per creare un collegamento delle opportunità per il mio territorio, questa Europa che spesso è, non solo sembra, ma è tanto lontana, ha bisogno invece di essere più vicina, non quindi solo il sacco delle botte a cui dare la colpa, spesso non sappiamo chi dare la colpa, la diamo all'Europa o comunque un corpo estraneo, ma invece un progetto, diciamo, che comunque avanza, perché noi non dimentichiamo che già oggi, l'abbiamo detto tante volte, il 70% delle norme, delle leggi, dei regolamenti che ci accompagnano nella nostra vita quotidiana vengono decisi esattamente al Parlamento europeo a Bruxelles. Bisogna che queste regole tengano conto della vita reale dei nostri cittadini e nella fattispecie della nostra cara Romagna, che ha anche tanto, io dico, da dare, da dire e da insegnare all'Europa. Bene, Damiano Zoffoli da Bruxelles, lì nello studio.